Sicilia 2.0, cambiamenti, tre giorni per rilanciare il PD. È un'occasione, la politica è dialogo, confronto e sicuramente la Leopoldo offrirà spunti interessanti per un partito che cambia e quindi dobbiamo essere bravi a interpretare i tempi, a interpretare l'esigenza di cambiamento di questa terra. Anche un corso di formazione per 30 giovani del PD, di formazione politica. È importantissimo il rapporto con la classe dirigente, con la base e soprattutto con i giovani. Sono il futuro della Sicilia, sono il futuro del partito. È un partito, è un partito vero se investe sulla qualità dell'apparato e sulla formazione dei giovani. Troppo poco spesso si parla di formazione politica, io credo che questa è l'occasione giusta per farlo. Cambiamenti, Sicilia 2.0, mettere a fuoco tanti problemi per la Sicilia. Metterli a fuoco e trovare le soluzioni moderne e innovative ad ogni problema della Sicilia. Dobbiamo costruire un percorso importante che proietti la Sicilia nei prossimi anni in una dimensione ulteriormente innovativa e moderna per dare delle risposte su problemi purtroppo a volte molto antichi che non hanno trovato ancora soluzione. Cambiamenti, Sicilia 2.0, giovani, lavoro, ma quali sono le priorità per il PD? Assolutamente per il PD è fondamentale essere un luogo di confronto, essere un luogo di scambio di idee ed è un posto, un luogo dove le idee di tutti e le idee per il futuro trova il suo momento di sintesi. La priorità per la Sicilia? La priorità di Sicilia è sviluppo, è occupazione ed è tornare una regione degna di questo nome. Cambiamenti, Sicilia 2.0, ma per i lavoratori di Almaviva ad oggi è cambiato poco. Sì, per i lavoratori di Almaviva l'unica cosa che cambia sono i giorni che mancano alle lettere di licenziamento. Ad oggi mancano 56 giorni alla fine delle procedure di mobilità e quindi alla partenza delle lettere per 1700 lavoratori di Palermo, 3000 lavoratori in tutta Italia, sempre per il call center Almaviva. Oggi rappresenterete il vostro problema qua a questo convegno? Sì, oggi avremo un lavoratore, uno di noi avrà l'opportunità di leggere una lettera qui dal palco di Sicilia 2.0 per tenere sempre alta l'attenzione su quello che è il problema di questa città, quello che è il problema di quasi 1700 lavoratori. Siamo in una fase molto importante e molto delicata. A giorno 13 ci sarà un tavolo di settore proprio dedicato ad Almaviva, al Ministero dello Sviluppo Economico, dove finalmente si incontreranno le istituzioni, l'azienda e i sindacati per cercare di trovare una soluzione a quello che sarebbe un dramma sociale ed economico per la città di Palermo. Cambiamenti, Sicilia 2.0, si anima il dibattito del PD, il confronto, ma i giovani in Sicilia continuano a soffrire. Assolutamente vero. Io vorrei tanto che in questa idea di cambiamento ci fossero davvero delle azioni mirate quantomeno a due fatti. Uno, alla creazione di lavoro e di lavoro qualificato per i nostri giovani. E allora per la creazione di lavoro e di lavoro qualificato credo che la politica debba scegliere e che chiunque abbia ruoli di governo alla fine scelga quali sono le strategie, quali sono i settori sui quali puntare per creare lavoro qualificato. E l'altro aspetto fondamentale sempre per i giovani è quello della garanzia del diritto allo studio. Questa è una regione che ha il record negativo di supporto al diritto allo studio. Qualcosa si sta muovendo, ma è fondamentale che anche in quella direzione si prenda una strada decisa e senza ritorno. PD, cambiamenti, Sicilia 2.0. Ma lo sport in Sicilia, infrastrutture, come siamo? Beh, diciamo non siamo messi bene perché abbiamo un bel patrimonio di impianti, però purtroppo nel corso degli anni sono stati abbandonati, non hanno avuto la manutenzione necessaria, quindi abbiamo bisogno di un intervento molto forte per rimetterli in sesto, diciamo, per rimetterli in maniera tale che siano adeguati e funzionanti, a partire da Palermo che è la realtà più preoccupante perché ha proprio una serie di impianti che nel corso degli anni sono stati abbandonati.
e invece ora abbiamo fatto un accordo con il Comune e anche col Credito Sportivo per fare un piano in 3 anni, a partire dal palazzetto dello sport, a finire alla piscina, ad allargarsi su tutti gli altri impianti, palestre, palamancano, paloretto, in maniera tale che ci possano essere in 3 anni questi impianti ripristinati, fatti bene, ridati alla città. Noi abbiamo bisogno di impianti funzionanti per fare lo sport, ma anche per richiamare eventi sportivi da fuori, per avere tornei nazionali, internazionali. C'è stato un intervento del governo Renzi importante, il cosiddetto decreto Renzi sugli impianti, che ha stanziato 100 milioni dopo anni che non si mettevano soldi per gli impianti, e su questo abbiamo ottenuto che 5 milioni andassero al palazzetto dello sport di Palermo. Ecco, noi vogliamo proseguire su questa strada e fare in modo che tutti gli impianti siciliani vengano rimessi a norma, funzionanti.